Bene a tutti ragazzi, benvenuti con una nuova parte di Yoshi New Island. Bene, oggi siamo a parte numero 2 e oggi continuiamo il mondo 1 finendolo, perché facciamo gli ultimi 4 livelli. Bene, facciamo il quinto livello. Sali, sali, sali. Chissà che cosa intende con sali, sali, sali. Un secondo, prima devo vedere se va. Ok, perfetto. Ok, a questo punto c'è un nuovo nemico. Guarda, com'è che ti lascio le uova? Oh! Così con X. Ma sì, il nemico qua, ragazzi, non l'ho potuto uccidere. L'ho preso solamente delle uova, però non le ho ammazzate. Cavolo, però è ora il problema. Poi, sono un genius. Che ne frega, prendiamo le uova e andiamo avanti e ci servono. Andiamo dunque, è un nemico qui che spara delle palle come quelle Kiratore. Ah. Però per non rompere, però per mettere che sto qua ci romperà le palle per tutta la salita, devo ucciderlo. Appunto, se tu sali, sali, ce n'è ragione, dovremmo salire. Bene, ho tutte le uova, possiamo usarle contro qua. Ok, qua cosa c'è? Un fiore, fantastico. Qui cosa c'è? Delle stelline? Vabbè, allora lato ci porta su. Infatti, ma prima le uova. Dai, prendi pure le uova, Yoshi. Ok, siamo a metà al massimo. Andiamo. Ancora che palle! Ma io voglio andare così. Dai, Yoshi, prendilo. Fatto. Lì ho visto che c'è un altro di quei cosi. Ciao, ciao. Ok, andiamo. Bene, preso. C'è ucciso quel tipo timido rompiscatole. Tocca a te. E c'è anche quello nascosto. Stelline, fantastico. Niente di che. Attina molto meglio. Ora vediamo di riuscire a entrare in quel tubo. Vediamo un po' che cosa sta, perché io non mi ricordo niente. Non so cosa cavolo è successo. Mi sa che se questi qua si scontrano con qualcosa, si ammassano forse. Forse quello è l'unico modo per ammassarli. Però se siamo di fronte contro uno di quei spinosi, poi è difficile ucciderlo. Uffa, ancora! Ma muori. Riusci a prenderlo? Ok, stavolta io non ho preso quel tipo volante per prendere la moneta rossa. Dai, Yoshi, ad entrare in quel tubo. Ok, bravo. Prendiamolo. Non ho più uova, fantastico. Vabbè, in più non so come mangiarcelo, possiamo solamente fare così per spostarlo. Va bene, c'è la fine, ho cotto 4 fiori. Uffa, ce ne mancava uno. Dai, vediamo. Sì! 2 medaglie e siamo a 8. Vabbè, abbiamo cotto tutte le stelline. Vabbè, di monte rosse me ne mancavano solamente 5. E di fiori solamente uno mi mancava. Vabbè, passiamo al prossimo livello. Livello 6.
sbaglio, lamento acrobatico, una roba del genere ha detto. Vabbè, non lo so che cosa c'è di particolare di livello, ma mi sa che... Vabbè, qui possiamo stare sulle foglie, però non sono stati troppo a lungo perché per colpa del random professor anche le foglie cadono, perciò se cadono cadiamo anche noi, stando alla legge fisica. Vabbè, in quel fatto dove andiamo? Un nuovo fiore, cioè un nuovo tipo di uova, perché secondo me ci sono diverse particolarità di uova. Vediamo, gli amici sono cose secondo il colore dell'uova, ah ok. Perciò se sono viola cosa lasciano? Uè! Molte rosse! Molto utile, devo dire. Ok, entrando in quella parte si prendeva il primo fiore. E abbiamo scoperto che a seconda del colore delle uova lasciano delle cose. Vabbè, le uova gialle non lo so se... Ma non fammi prendere Baby Mario! Cioè, sì, Baby Mario si chiama questo gioco. Che ti mangio? Bene, abbiamo un uovo giallo, però è ancora non so che cosa faccia quello giallo. Vabbè, basta, mi sono rotto. Tiè? E prendiamo anche l'altro da qui. O c'ho mira, ragazzi. O ci ho la mira. Direi. Prendiamo le telline che servono per Baby Mario. E teniamoci questi puntini in bocca. Potrebbe servirci uno. Potrebbe servirci. Allora, mi sa che... Ah sì, di qua si può dei fiori, vabbè. Prendilo tu. Dai, Yoshi, bravo. Ok, posso anche per così però sarà difficile, perché poi cadiamo anche noi. Aspetta, ma le stelline. Allora, non so se voi capite che cosa succede. Mi sa che sotto c'è proprio il coso. Yoshi, prendilo! Cioè, beh, però è difficile, non riesco a bloccare questa mira qua, come cavolo si faceva? O meglio, sì, ma bocco, come lo prendiamo quel fiore? Baby Mario, sai a quello che sto pensando, vero? Ti monta ciao! Da questa parte, non possiamo lanciare Baby Mario. Però gli posso dare il pasto alle piante. Vabbè, checkpoint, meglio. Ok, vediamo un po' cosa c'è qui. Bene, non ho un nemico, di così qua. Trasparenti che vabbè sono come nemici, vabbè che ci passano, appunto vedo, e dammi quella moneta, grazie. Ah sì, voi sapete che cosa succede se stiamo troppo a lungo su queste mini piattaforme, cadono. Vediamo se sopra c'è qualcosa. Ah no, sono messo blocco qua. Che se lo colpite appunto... Ah! Modo che pro, ragazzi, modo che pro. Vabbè. Mi servite perché devo coprire anche quello. Bene, stelline di nuovo. E sono di nuovo al massimo. Venite qua che vi voglio mangiare. Fammi! Vabbè, troppo tardi. Andiamo. Oh no, non ho quel tipo timido, se sono a mangiare in tempo, meglio. Fate schifo! Non fare di nuovo la figura come... La figura di merda come se sono nella scorsa parte, eh. Che non si deve usare la mira e non fare di fail. Vedete che di là non c'è niente, perciò andiamo su. Bene, c'è la fine. Abbiamo fatto tutti i fiori, almeno abbiamo fatto qualcosa qui, oggi. Dai! Medaglia, è fantastico, quando qua siamo arrivati a 13. Hai tenuto 10 medaglie, eccoti una vita extra, va fan bagno, credo che andate di più.
Vabbè, chi se ne frega? L'importante è che abbiamo raccolto almeno un buon numero di fiori in questo mondo. Ok, livello 7. Schianta che ci passi. Beh, chissà che vuol dire schianta che ci passi. Ah, ho capito che cosa intende. Veduto sono ti. Veduto ti. Tipi, ora usano le piattaforme qui per avere dei piedi lunghi. E noi, facendo lo schianto, possiamo anche far scendere queste cose qua. Ora, visto che tu hai capito bene, ti mangio per punizione. Dai! Stelline, fantastico. Le monete, ragazzi, ci servono appunto per la vita, perciò cerco di prenderne abbastanza. Sì, è quel fiore di prima, la giove dei petali, ma se voi fate lo schianto muore. Dopo? Ciao ciao. Vabbè, con lui possiamo o fare così, o poi mangiare tipo timido e fare prima. Eh no! Ciao ciao! Ok, per vedere quel fiore bisogna fare così. Ciao ciao! Vieni con me, tu. Andiamo! Oh! Vabbè, notiamo che ogni volta che facciamo un livello, usiamo diversi Yoshi, anche se non c'è una grande differenza se usiamo quello rosso, quello verde, non cambia niente qui, figurati. Vediamo un po' che cosa ci vuoi dire. Ah sì, 10 stelle, molto utile, per questo po'. Vabbè, siamo veloci e possiamo fare dei passi, possiamo fare queste cose qui come fa Sonic quando corre. Bene, Super Saiyan! Yoshi, ma che siete tu, Saiyan? No, aveva solo una stella capace di fare così come in Dragon Ball. Da, che è strana la cosa. Uova! Prima il checkpoint. Poi questo. Grazie. Ora usiamolo per questo. Vabbè, si sono solo per le monete. Una vita, fantastico. Di vita in Nether abbiamo un ben po'. Oh, qui c'è un coso nascosto. Ah ah, si è provato, eh? Ed è un po' così, no, non c'ho niente. E allora mangio quel tipo timido, non riesco. Yoshi! Sì, vabbè, lasciamo perdere. Te ti lascio in vita. Di rotta ti mangio. Oh. Stelline. Vabbè, andiamo avanti. Tu muori. Per stupido fiore. Come puoi dare quel fiore? C'è qualcosa da fare qui. No, c'è solamente per. Vabbè, e come si fa a prendere quel fiore? Vabbè, vediamo un po'. Dai Yoshi, la nuvoletta chiamo io queste qui. Vediamo un po'. Monete, yeah, monetine, haha. Adesso diventerò lo Yoshi più ricco dell'isola. Vabbè, un fiore ci è mancato. Vabbè, di fiore cercherò di raccogliere. Vabbè, ancora medaglie. E siamo 18. No, siamo 17. Ok, ora con Yoshi Blu facciamo l'ultimo livello di questo mondo. Ok. Livello 8. Oggi facciamo la torre. Castello di Faccioli. Di Facciolonzio. Faccioloncio, chissà chi è sto Facciolonzio.
Quando facciamo il livello 8, noi non dobbiamo sfidare il cambio, che dobbiamo sfidare qualcun altro che poi già voi lo capirete già dal nome del livello e già dallo svolgimento del livello. Ha detto faccio Leon, faccio Leon, so come cavolo ha detto quel nome, assurdo. Vabbè, qui ci... Vabbè, lasciamo perdere, ci serve una chiave, tutto alla logica. Chissà che cosa sono sti pulsanti. Vabbè, ogni volta se voi ci andate sopra... Vabbè, in breve... Uffa, come cavolo si dice? Che noi possiamo starci sopra a seconda del numero che ci viene detto. Cioè, se noi stiamo qui una volta, scompaiono. Devi scoprire meglio, perché così ci sono dei passaggi in più, come invece per esempio sto dando una nascosta. Cosa c'era? Un fiore? Beh, non sono niente, nei castelli fanno guadagnare delle monete, cioè medaglie. Yoshi, che tanto di fare la schiacciata. Ciao, buon scopare. Cosa c'era qui? Bene, una telina è morta, peccato. Dai! Eh sì, come cavolo si fa, mo? Devo cucinare. Vabbè, come faccio io a sapere mo la distanza? Vabbè, lasciamo perdere, se mo copio quella nuvoletta ci piegherò... Mo che cerco di prendere quella nuvoletta ci piegherò un'eternità. Vabbè, avevo fatto un fail, una roba del genere. Del poi ti prendo e mi mangio tutto fagiolino. E Mario rimani qui. Vabbè, andiamo. Checkpoint. Vabbè, noi spingendo questi blocchi qua li attiviamo, però se noi copiamo delle facce si bloccano. Cioè, se sono quel blocco, muoviamo quello. Mentre invece tocchiamo questo, quando c'è la faccina si blocca. E beh, attiviamolo che vorrei anche passare, se non ti dispiace. Aspettiamo un po'. Ora! Di qua, dove sono le monete girotondo. Fatto. Attenti che può anche schiacciarvi, perciò state attenti. Mo' si va lassù per il fiore. Vabbè, non ho tutto il giorno. Facendo così la schiacciata siamo a posto. Andiamoci. Cacchio! Stiamo cadendo nella lava, oh my god. Se cadevo nella lava, Baby Mario diventava un cibo per niente. Muriva e basta, si chiama Yoshi. Forza. Vediamo un po'. Bene, così riattiviamo e siamo a posto. Cacchio! Yoshi, non farti fail, che non è ora di commetterti fail assurdi. No, cacchio, monetine!
vaffanculo. Yoshi, ritorna su per vedere te monete. Ho pure sbagliato, ma si può essere normali? Sbagliare una cosa così facile? Bene, almeno ho perso tutte le monete e me non divento ricco. Ma per arrivare dall'altra parte, devo attaccare questo blocco qui, magari si muova. Ok, o prima andare da boss. E dai! Balletto facciolo, ma io ti... E così impari, madonna santa. Ma non siamo ancora arrivati dal... Ehi Mario, rimani qui fermo! Un facciolo, fantastico. Ehi, vatta fin qui, ma è inutile, gli faccio l'ansia, lo rendono imbattibile. E beh, pare che userà il martello qua gigante per ingrandire i boss. Questa è la sua particolarità in questo gioco. Il boss dovrebbe essere tampiata qui. Ah, molto divertente Kamek, non è ora di fare gli scherzi. Davvero che questa pianta qua mi deve... figo. Una vita, vabbè, molto utile. Vabbè, queste nuvole sono invisibili, a quanto vedo non possiamo starci sopra. Vediamo. Bucciglio, perché nell'altra non andava? Cosa è successo? Gli Yoshi è andato su ma automaticamente. Sei sentito il cattivo? Allora muori. Bene, ora è incavolato. Ah sì, bisogna evitare te qua. E ora dovrò colpirlo una volta per distruggere la sua barriera e poi colpirlo un'altra volta per colpire lui stesso. Ok, così, 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 bene. Ora attenzione che non faccio prendere dai suoi rametti. Il boss è proprio lui. Ora però io ho poche uova. Ho bisogno di andare a prendere uova, grazie stupido. Sono imbattibile, ma se tocco coglione mi permette di attaccarlo è proprio stupido, sto facciolo. Bene, il fagiolo si è marcito e ora l'ho sconfitto. Bene, con questa chiave andiamo a Barbiland. Da bugia. Se ne sono andato per andare al secondo mondo. Vabbè, due fiori, ma sono un tubo. Vediamo un po'. Il primo mondo è di Yoshi. Vabbè, non mi gioco per due, ma chi se ne frega. Bene, siamo riusciti a completare il primo mondo. Ci vediamo con la prossima parte dove inizieremo il secondo mondo. Bene, mondo rosa e ora passiamo al mondo verde. Bene, sto accumulando un sacco di vita, questo vedo. Bene, ci vediamo alla prossima dove inizieremo i primi 4 livelli di questo mondo. Alla prossima, ciao a tutti! Don't think twice. Give me game goodness. You be my coach.